certo ne succedono di tutti i colori, siamo bersagliati da, per esempio, adesso non è per tirarle in lungo, ma per esempio io questa mattina, anzi ieri mattina, vado in un grande magazzino, non mi ricordo neanche più quale, volevo comprarmi un paio di culottine, mutandine, niente speciale. Vado in un grande magazzino perché hanno tutto anche lì, ormai per l'amor di Dio, sta lì a sottilizzare. È da vedere, ma insomma. Vado al reparto biancheria, effettivamente c'era una montagna di mutandine e due commesse. Credete che mi abbiano chiesto cosa volevo? No. Le signorine parlavano di viaggi. Mi sono imposta la calma perché mi sono detta, in fondo chi mi corre dietro? Guardiamo le mutandine, aspettiamo. Passa un minuto, due minuti, belli, pieni. Due minuti e mezzo, poi là, due minuti e tre quarti, tre, sbotto naturalmente. Dico, signorine, scusino, quando saranno tornate dalla Thailandia? Avrebbero la cortesia, se non disturbo naturalmente, vero, di occuparsi minimamente anche della clientela che dopo tutto contribuisce in misura, sia pure parziale, alla realizzazione di questi loro meravigliosi viaggi. Hanno alzato al cielo uno sguardo sincrono di una stanchezza, perché è vero, lavorano solo loro, e di un'insolenza. Poi una si degna avvicinarsi, mi fa, dice, Viga, pronuncia super locale, desidera, dico signorina, vorrei se non le spiace prendere visione di quello che avete in fatto di mutandine, alzata di spalle, poi con un dito, mi indica in fondo a un'unghia nera per molte ragioni irripetibili, ma anche a causa di uno smaltaccio ex di moda, mi indica il banco delle mutandine, dice guardi un po' là, ce ne stanno di tutti i generi. Signorina, questo l'avevo visto anch'io, non sono cieca, vero? Volevo, se non le spiace, qualche, diciamo, delucidazione in proposito. Vedi. In che senso? Dico, signorina, vorrei un paio di mutandine, possibilmente piccoline, eventualmente di pizzo, in caso di una forma un po' nuova, e di un colore viola, direi Parma. Direbbe come? Parma. Signorina, Parma. Ma ecco, se non lo sa, il Parma è un colore, sì, anche bello, è anche elegante, ho sorvolato su qualsiasi riferimento letterario, vero, naturalmente, e anche di moda, che sta fra il... non c'è stanno! Ho detto, senta signorina, se non c'è stanno, non è che me la prendo con lei, che ha evidentemente sui colori delle mutandine delle idee un po' ristrettine, ma... col senso commerciale dei suoi superiori, dei quali vorrei risalire, se possibile, al capo reparto, al quale non sarebbe male dire due paroline. Non è che mi aspettassi che si spaventasse molto, per l'amor di Dio, ma niente di nervoso, magari all'idea di un piccolo provvedimento disciplinare, non si sa mai. Nicolè, chiama un po' Carlo. No, dico signorina, Carlo, il capo reparto, detto. Allora chiamalo Peppe, perché alla madama qua il leopardo non gli va che se chiami Carlo. Ho capito subito che avevo sbagliato a parlare. Infatti, quando si è presentato un ceppo, capello lungo afro-cubano, camicia rosa aperta su un petto ancora abbronzato con le sue catene, la croce, una cosa, ho capito subito che avevo sbagliato a parlare, mi sono ben guardata dal nominare Viola Parma, nessuna città mi avrebbe risparmiato la sfottitura, per l'amor di Dio, del resto l'ho capito ormai, la sfottimento è diventata la specialità delle mezze case, ma infatti
infatti, quando questo esimio capone si è morsicato un labbrone che per me era anche truccato, e rivolto alle due dementi, ha detto: ragazza, non mi fate ridere, perché devo sentire i desiderata della cliente, non ci ho visto niente. Ho infilato la scala mobile discendente urlando come una pazza. Me ne importa assai del loro spirito sopraffino. Io ho 1.000.000 all'ora di rendita, neanche al giorno. E il famigerato leopardo che fa tanto ridere le signorine è la più modesta delle mie pendette. E domani vado a Ginevra. Indovinate un po' far cosa, che era anche vero, tra l'altro. L'aereo prenotato parto tra poco, perché tutti i mesi devo andare a fare dare un'occhiata in Svizzera con le maledette banche. Ma sì, ormai si può anche dire. che cosa possono pensare che va a fare in Svizzera una signora come me? Non certo un viaggio di piacere, ecco. Almeno non risponde alle mie aspirazioni interiori. Io, se devo fare un viaggio che soddisfi un po' il mio spirito, mi dico io giro e rigiro. Le ho provate tutte, ma gira e rigira, vado in India. Non so com'è un paese che mi calma, mi chiarifica, ecco, in un'epoca come la nostra, dove ci sono 100 realtà in una, porca miseria, lì almeno la miseria è vera. La gente ti muore magari davanti per la strada, ma con un tatto, con una discrezione, con una classe. E allora sì che rifletti, non come qui dove sei costretto a continui ripensamenti. Ah sì, poveretti, però c'hanno questo, però c'hanno quell'altro, però vanno in macchina. Beh, no, quello è un paese dove quando la sera tu ti ritiri in un Hilton qualsiasi, tu ti vergogni di mangiare il caviale come ai bei tempi.